Solidarietà per la maestra, aggredita in strada Clavesana dalla mamma di un ex allievo della scuola, denunciata per lesioni e minacce. Confermato il gradimento per i licei anche in terra cunese. Gli unici a scendere di gradimento, e solo in granda, sono gli scientifici ad indirizzo sportivo. Rieperto il dibattito sulla mini leva obbligatoria, argomento che abbiamo proposto all'analisi dei cunesi. Buonasera dalla redazione del telegiornale di Telegrand, apriamo con la cronaca dal capoluogo piemontese per annunciare che è stata presa una decisione in merito al caso Cospito, ma i contenuti di questa decisione per il momento restano sotto riservo. La direzione distrettuale antimafia di Torino e il procuratore generale del Piemonte, si legge in una agenzia, Francesco Saluzzo, hanno inoltrato al Ministero della Giustizia il parere sul regime del 41 bis per l'anarchico Alfredo Cospito, fra l'altro responsabile di quello che fu l'attentato alla caserma di Fossano. Nulla è trapelato sul contenuto del parere della DDA e non si conoscono i contenuti di quello del PG, ma è ufficiale che una decisione è stata assunta. La cronaca ci porta poi sulle rive del Tanaro, per l'esattezza a Clavesana, dove martedì mattina una maestra è stata aggredita verbalmente e fisicamente da parte di una mamma di un ex allievo della scuola elementare del Paese. Solidarietà alla maestra Rosanna, colpita e aggredita martedì mattina a Clavesana mentre stava uscendo dal mini market di frazione Madonna della Neve. I fatti sono avvenuti in tarda mattinata. La donna sarebbe stata aggredita dalla mamma di un ex allievo della scuola elementare dove la maestra lavora da 30 anni, ma non è mai stata la maestra del bambino. Sono stati chiamati i carabinieri intervenuti dalla stazione di Benevagenna, ma prima del Arrivo a soccorrere la maestra ci ha pensato un ragazzo. Era un ex allievo della maestra Rosanna insieme ad una dipendente del market. Il tutto è durato circa un'ora. All'arrivo dei carabinieri, la donna sotto shock è stata affidata alle cure dei sanitari che hanno disposto il trasporto alla dea di Mondovi per accertamenti. Le lesioni non sono gravi, ma sicuramente è rimasta sotto shock. Mercoledì mattina ha presentato denuncia per le lesioni e minacce gravi eh, accompagnata dal marito al comando compagnia della stazione di Mondovì dei Carabinieri. In paese sono molti gli increduli di quanto sia successo di sicuro non era avvenuto in precedenza, ma soprattutto sono preoccupati della gravità dell'aggressione. Il 2023 sarà l'anno dei lucchetti aperti, lo aveva annunciato il Presidente regionale Alberto Cirio durante l'inaugurazione del nuovo grattacielo che ospita l'ente di gestione piemontese, fra le grandi opere annunciate c'era sicuramente il completamento dell'asticuno e anche l'avvio dei cantieri per la TAV e lo sblocco dei cantieri in maniera decisa per la galleria del Colle di Tenda. Anche il ripristino della viabilità da e per la Francia attraverso appunto la Valle Roia Questi erano gli annunci. C'era anche qualcosa che riguardava le linee ferroviarie, ma non si è parlato della Cuneo Mondovi, che è stata invece protagonista ancora una volta in sede di consiglio comunale a Cuneo per un ordine del giorno presentato soprattutto dalle associazioni del movimento dei, di chi effettivamente usa i treni quotidianamente. Affinché il sindaco di Cuneo, Patrizia Manassero, si impegni con la regione e con Rete Ferroviaria Italiana per trovare una soluzione o comunque avviare una trattativa per cercare di ripristinare una tratta importante sulla quale per il momento però pare che non ci siano grandi possibilità. Non è inserita fra le opere previste per il 2023 nemmeno la variante di De Monte e intanto in Vallestura si discute su quello che sarà la necessità di chiusura del ponte dell'Olla per la sua messa in sicurezza e di come si potrà garantire il traffico dei mezzi pesanti. Serve un piano B in caso di chiusura da parte di ANAS per il ponte dell'Olla sulla statale 21 della Vallestura di De Monte nel comune di Gaiola. Così si apre la lettera inviata da Ivano Martinetti, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle all'assessore regionale ai trasporti Gavusi. Si farebbe portavoce delle preoccupazioni di cittadini, amministratori, imprese in ordine all'eventuale decisione di chiudere il ponte per un lungo periodo in seguito alle ispezioni previste viste tra il 13 e il 19 di febbraio. Gabusi ha concordato sulla necessità di prevedere una soluzione alternativa in caso di chiusura prolungata, sostenendo la necessità di un dialogo continuo con Anas e il governo ed arrivando anche a parlare della possibilità di realizzare un secondo ponte questa la risposta di Gabusi che ci soddisfa scrive Martinetti solamente in parte però si tratta infatti di una generica rassicurazione senza impegni precisi e scadenze certe da parte nostra continueremo a seguire con attenzione l'evoluzione dei controlli legati al ponte e le successive decisioni di Anas è assolutamente necessario tenere alta l'attenzione in questo momento affinché vengano predisposti tutti gli interventi necessari per garantire una mobilità sostenibile su un territorio. Territorio già stremato dalla lunghissima telenovela amministrativa della variante di De Monte, che di fatto non ha trovato ancora una soluzione. È tempo di bilanci e partiamo con quelli legati al turismo che sono stati presentati nella giornata del 2 di febbraio e nell'ambito um, dell'osservatorio Lange Monferrato e Roero e del progetto di partnership, eh, partnership scusate, fra Vise Piemonte con la competenza dell'osservatorio turistico della regione e Union Camera, Ente Turismo Lange Monferrato e Roero, Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba e la Banca d'Alba. Un incontro al quale hanno partecipato molti dei rappresentanti delle principali istituzioni amministrative del territorio, a partire dal Presidente regionale Alberto Cirio, soprattutto un documento che ha manifestato come la scelta ricada sempre più sul territorio delle Langhe e del Roero per quanto riguarda il turismo del 2022. Un bilancio, hanno detto gli organizzatori dell'incontro, particolarmente positivo. E a proposito di bilanci, i primi dopo la chiusura delle iscrizioni agli istituti superiori anche in Terracunese confermano le scelte assunte dai ragazzi a livello nazionale, vincono i licei. In Granda, come in tutta Italia, i licei sono la prima scelta degli studenti di domani e questo è il dato più significativo registrato anche in Terracunese dopo la chiusura delle iscrizioni alle scuole superiori. Hanno registrato i licei il 47% di iscritti, anche se 10 punti in meno rispetto ai dati nazionali e piemontesi, sono sempre al primo posto. Seguono gli istituti tecnici con il 36,6% più del dato piemontese nazionale e gli istituti professionali con il 15,7%. In Piemonte sono stati scelti dall'11,8%, nel resto dell'Italia dal 12%. Fra i licei vince lo scientifico nel corso di studi delle scienze applicate, il 16,7% il liceo scientifico tradizionale, il 17,5% il liceo linguistico. In aumento le preferenze per l'indirizzo delle scienze umane più 0,6% per l'economico sociale più 1,6% e per il liceo musicale e coreutico più 0,3% perdono invece di gradimento gli iscritti al liceo linguistico e liceo scientifico della sezione sportiva, ma è un fenomeno solo cuneese perché il corso in Piemonte invece ha registrato un aumento. Diverso dai dati regionale e nazionale, il liceo classico che ritrova consensi in Granda, anche se in lieve percentuale rispetto agli anni scorsi, Cuneo più 0,1%, mentre in Piemonte è in calo, meno 0,5%, e lo stesso vale per il dato nazionale, meno 0,4% iscrizioni agli istituti tecnici salgono dal 30,7 al 30,9. Il settore economico cresce dal 10,3 al 11,5. In questo settore la scelta principale è quella dell'indirizzo di amministrazione, finanza e marketing preferito dall'8,7% delle studentesse e degli studenti, mentre il 2,8% opta per l'indirizzo di turismo. Il settore tecnologico, scelto un anno fa dal 20,4%, quest'anno ha invece il 19,4% delle preferenze. A proposito di scelte, non sono molti i ragazzi che hanno deciso di aderire ai bandi, anche quelli in scadenza in questo periodo, per l'adesione al servizio ehm, sociale. Le, eh, il servizio civile, il servizio sociale provis, proposto in numerose associazioni che comprendono anche la Croce Rossa, ma anche altre associazioni di volontariato, non ha visto una grande adesione da parte dei ragazzi nonostante la proposta eh, di una um, retribuzione mensile di 440 euro comunque proseguono gli eh, appuntamenti per formare comunque chi decide di scegliere questa strada anche se solo temporaneamente venerdì 3 febbraio alle 17.30 si aprirà nei locali del rodo dei talenti a Cuneo la, eh, il servizio civile ehm, che promuoverà i progetti con sede a Cuneo e i dintorni per le altre zone sono già stati organizzati altri eventi simili L'iniziativa in questo caso è della provincia come ente capofila del servizio civile in collaborazione con la cooperativa Momo e con CoF Cooperative di cui saranno illustrati anche i relativi progetti. E a proposito di eh, servizi, eh, da qualche tempo si parla, si eh, ripropone la possibilità di attivare una leva, almeno anche se di piccole dimensioni, di nuovo obbligatoria della proposta. Abbiamo parlato e abbiamo chiesto l'opinione ai Cunesi. Si discute di tanto in tanto del ritorno della naia anche solo per un piccolo periodo, anche magari di carattere volontario. Posso chiedere cosa ne pensa? Lei sarebbe favorevole? Penso che sono favorevole, sì. Sono favorevole. penso Io penso di essere favorevole. Ma io penso che sarebbe una cosa molto utile, via. Più che convinta che sia una cosa utile. Ma non sarebbe male. Senz'altro favorevole, certo. Che sono favorevole, ah, sarebbe una cosa un'opportunità per i giovani. Ma non saprei, a livello volontario, penso di sì. Io penso che sei mesi a tutti quei che sono idonei. Io direi che andrebbe bene, Di farebbe bene a Nairobi insomma. Perché ai giovani a volte le aiuta un po' di più a vivere, lo so perché aiuta anche più i ragazzi a responsabilizzarsi, secondo me. Ma perché insegna tante altre cose? Giorni, impegni, quelle cose lì. Perché vedo che questi giovani devono imparare qualcosa. Manca un po' di responsabilità, nel senso di non, non riescono ad assumersi tante responsabilità. Che cosa potrebbe insegnare ai giovani d'oggi, secondo allora, forse lei? Per la mattina andare a fare a faticare, eh? che tanti non lo fanno. Per imparare... Il... L'effetto della disciplina. Un po' di disciplina secondo lei? Bravo, disciplina, bravo. Ma perché così hanno cioè, un po' di disciplina, un po' di, di, di regole? Manca, mancano i giovani di disciplina, mancano, mancano parecchio. Disciplina e educazione. Beh, innanzitutto un po' di educazione. E poi un pochettino cos'è la vita, a imparare un po' di... di modo di vivere, di, di educazione, eccetera, di, di regole che ormai non ci sono più. Una volta eh, con la NAIA c'era gente analfabeta, adesso ce n'è meno, ma insomma un po' di educazione di qualcosa dava. Io non l'ho fatta, premetto. <ride> ho fatto la NAIA circa 20-30 anni fa e secondo me è, stata è stato molto positivo, diciamo. Io ho fatto 18 mesi. Io l'ho fatto, mi sono trovato bene, penso che sia una, una buona cosa. Ma lasciato che ho trovato tanti amici e niente fuori via. Eh, io ho fatto tre anni in polizia, perciò io l'ho fatta per, 20, no, per 12 mesi, tutto sommato anche se l'ho fatto a un'età post-universitaria qualcosa è servito. Perciò lo, mi sono trovato bene dai. io. La metterebbe dipendesse da lei, di carattere volontario oppure obbligatorio? Ma magari di carattere volontario. No, ci deve essere non volontariato, deve essere obbligatorio, però a livello obbligatorio non vedo perché... Beh, penso che sia obbligatorio perché sulla volontà non penso che lo faccia nessuno. Secondo me potrebbe anche essere obbligatorio. Anche se per breve sei mesi al massimo, ma obbligatorio. È obbligatorio. Ma se fosse volontaria ben in pochi la farebbero, per cui dovrebbe per forza di cose essere obbligatoria, perché volontaria i giovani adesso non la vogliono più la disciplina, sono refrattari alla disciplina. Perché loro fanno tutti e lo fa nessuno. Cioè un rientro della leva obbligatoria secondo me non sarebbe sbagliato. Per certi, non per tutti per carità, ma per certi giovani forse li farebbe anche bene. Che magari può servire a qualcuno, a qualcuno no, chi lo sa? Forse è sbagliato, ma la mia idea è quella. Tutto lì. Le bocciofile del Piemonte riceveranno oltre 500.000 euro di contributi straordinari per il 2022 per le spese di gestione sostenute durante lo stato di emergenza epidemiologica del Covid-19 dal. 31 gennaio del 2020 al 31 marzo 2022 e questo è quanto è previsto nella misura della Giunta regionale su cui la sesta commissione presieduta da Davide Nicco ha dato parere favorevole a maggioranza proprio nella giornata del 2 di febbraio. Ci spostiamo ora a Mondovi per parlare ancora una volta del futuro di una, del complesso dell'ex Madonnina che da tempo attende un progetto, anzi l'avvio dei lavori per la ristrutturazione. Non è la prima volta che a Mondovi vengono proclamati interventi di recupero della cosiddetta Madonnina ex collegio religioso che sarebbe stato destinato a trasformarsi in sede di alloggi residenziali e negozi, ma di fatto ancora uno dei tanti contenitori vuoti della città del Belvedere. Questa volta però potrebbe essere la volta buona anche perché prima delle parole sono iniziati i fatti. Nel giardino abbandonato da anni sarebbero iniziate delle operazioni di pulizia che confermano che nelle prossime settimane arriverà la convenzione edilizia e partiranno i lavori. Nei giorni scorsi il cancello è stato aperto e si stanno svolgendo le operazioni per preparare il cantiere. Lo scopo del progetto è simile a quello presentato dieci anni fa. Prevede una completa ristrutturazione del condominio con riduzione dei volumi per ricavarne un centinaio di appartamenti di pregio, di ampia metratura e di altissima efficienza energetica. Alloggi che però secondo le politiche del consorzio che dovrà realizzarli verranno venduti o affittati a prezzi convenzionati e con contratti di affitto a riscatto. Dopo un periodo di cinque anni si potrà riscattare col 100% della quota capitale versata. A differenza del piano di recupero di circa dieci anni fa, oggi non si parla più quindi di edificare anche villette nel parco né della variante verso Piazza d'Armi. La viabilità generale resta però un punto su cui sono stati sollevati alcuni dubbi, considerato il flusso di auto che nel caso del condominio arrivasse alla sua capenza totale si troverebbe a transitare su via Vasco soprattutto al mattino. E alla sera. Presto per annunciare comunque una consegna dei lavori, ma pare certa, salvo imprevisti della ultima ora, l'avvio dei cantieri per la prossima primavera. Restiamo a Mondovì dove sono in corso importanti cantieri ed in particolare dove nella serata del primo febbraio si è parlato della riqualificazione del Borgheletto, appunto uno dei cantieri in corso. L'incontro era volto alle attività commerciali e prevedeva ovviamente l'intervento del primo cittadino Luca Robaldo. Il cronoprogramma è rispettato, ha riferito il sindaco, piazza San Pietro aperta da mesi, via Meridiana pure entro i Prossimi dieci giorni si riaprirà via Alessandria. Stiamo parlando dei lavori nel concentrico del centro storico nella parte bassa della città del Belvedere. Intanto prosegue il Sindaco. Sono iniziati i lavori in via Beccaria. Il tratto più complesso che confidiamo di vedere rimesso a nuovo fino a oltre Piazza Roma entro la prossima primavera. Ai commercianti e ai cittadini. La gratitudine del sindaco dice per la pazienza e per eh, un cantiere che crea disagi ma che renderà Mondovi sicuramente molto più bella. Cambiamo argomento, e in arrivo la 45 ⁇ giornata nazionale per la vita, verrà celebrata ovviamente su tutto il territorio italiano. Noi siamo andati al centro aiuto alla vita di Savigliano per vedere cosa faranno loro. Domenica si terrà in tutta Italia la 45 ⁇ giornata per la vita, qual è il significato? È una giornata che viene indetta dai vescovi, i quali vogliono invitarci a rinnovare il nostro impegno per la promozione e il sostegno a difesa della vita nascente e della vita in generale. È una giornata che impegna tutti quanti i centri di aiuto alla vita presenti sul territorio nazionale e sono più di 400. Che cosa fanno questi centri? Si occupano di accompagnare quelle mamme che si trovano di fronte a una gravidanza inattesa e che quindi si sentono insicure e preoccupate per il loro futuro, ma soprattutto per il futuro del bimbo o della bimba che portano in grembo. Il Centro di Aiuto alla Vita di Savidiano, che fa parte proprio di questa rete a livello nazionale, già da 40 anni porta avanti questo impegno e accompagna le mamme che sono in difficoltà nel momento della gravidanza ma anche dopo. Quindi io ritengo che l'offerta di una primula che è simbolo della vita nascente è un gesto molto potente e molto forte di condivisione e di soccorso per chi si trova in difficoltà e che cerca di superare la propria angoscia per poter accogliere serenamente il bambino che nascerà. Ecco perché, eh, spieghiamolo, eh, i volontari distribuiranno a Savigliano, così come in tutta la provincia, delle primule, eh, il cui ricavato servirà a sostenere le mamme eh, che hanno bisogno di aiuto. Sicuramente i volontari saranno presenti a Savigliano, ma anche nei comuni limitrofi, in tutta la provincia di Cuneo, ma a Torino, nella regione, eccetera eccetera, proprio davanti alle chiese, ma anche in piazza, davanti a tutti quei luoghi dove è possibile incontrare le persone e offrire loro una primula, primula che, come ho detto già prima, è proprio simbolo della vita nascente. Il nostro CAV ha la presenza di volontari direi fissi, quelli cioè che si occupano delle varie attività, e sono all'incirca 25 volontari. Alcuni sono adibiti alla distribuzione di viveri, altri alla distribuzione dei vestiti, altri ancora all'accoglienza, chi alla promozione di eventi e di attività e chi naturalmente al reperimento delle risorse che possono servirci per andare avanti. Questo invito è soprattutto rivolto alle mamme che si trovano in difficoltà e naturalmente anche alle persone che vogliono dare un aiuto a queste mamme, che possono portare attrezzi per i bambini, quindi carrozzine, passeggini, giochi e quant'altro possa loro servire. Legambiente aderisce anche quest'anno alla giornata mondiale delle zone umide, che ricorre proprio per il 2 di febbraio, per celebrare la firma avvenuta nel 1971 della Convenzione di Ramsara sulle zone umide di importanza internazionale, organizzando eventi per far conoscere, conservare e fruire queste aree e quelle fluviali e lacustre del territorio eh, italiano. La Convenzione, lo strumento che fornisce a 170 paesi firmatari, le linee guida per la conservazione e l'uso razionale di queste aree e delle loro risorse. Ricordiamo che in terra conese c'è la riserva della Madonnina e c'è anche l'oasi riserva di Crava Morozzo che sono sicuramente fra quelle segnalate anche proprio come riserva naturale di presenza ittica fra le, fra le principali d'Italia. Ed ora cambiamo argomento, parliamo di eh, libri, parliamo di un'autrice del territorio, lei si chiama Giordano e il libro è Il ragazzo smarrito. Vediamo. Parliamo di un appuntamento culturale letterario, anzi, due appuntamenti. Uno il 3 febbraio a Cuno, l'altro il 10 febbraio a Savigliano si presenta il libro Il ragazzo smarrito. Di che cosa parla e che cosa si affronterà in questi incontri? Allora, è la storia vera, una testimonianza che ho raccolto cinque anni fa, la storia vera di una persona che ha, ha avuto una condanna all'ergastolo partendo appunto da età molto giovane, quindi praticamente da 13-14 anni in avanti ha commesso dei gravi errori enormi fino a entrare in una spirale da cui non è più uscito e quindi ha passato 43 anni della sua vita a pagare degli errori enormi, come ho detto compiuti entro i 20 anni. Poi però eh, il messaggio del libro è questo, cioè la persona ha fatto grandissimi sbagli nella sua vita purtroppo e se ne è pentito tanto e il percorso però è eh, diciamo ritornato normale se così si può dire nel senso che si è affidato a quello che erano le opportunità del carcere per cui eh, ha fatto tutto un percorso di ravvedimento ed è tornato libero adesso all'età di 65 anni e quindi il messaggio che appunto contiene questo libro in quanto storia appunto vera è quella di eh, prevenzione alla delinquenza giovanile, affrontare temi di disagio che possono partire da emarginazione, contesti sociali poveri ed era appunto questo l'ambiente in cui è cresciuto il protagonista e, e poi appunto c'è eh, la parte invece di pensare che comunque eh, al di là di tutto quello che le persone a volte possono commettere ci può essere per chi si pente una seconda possibilità, cioè quella di ravvedersi e di continuare ad ottenere quello che magari appunto prima non sono riusciti ad avere nella vita, anzi hanno buttato via la libertà, quindi ecco. questo è il problema. Questo libro che è nato da questa storia sarà presentato come dicevamo con due appuntamenti, uno il 3 e l'altro il 10. Sì, esatto, il 3 di febbraio alle 18 nel Salone di Onore del Comune di Cuneo in via Roma 28 e mi affiancheranno Alberto Valmaggia che è il garante dei diritti dei detenuti e Paolo Romeo che dialogherà con me e lui è il presidente dell'associazione Aria Aperta che è un'associazione che si occupa di svolgere attività di volontariato all'interno del carcere di Cuneo e poi l'altro invece successivo è il venerdì appunto subito dopo quindi il 10 sempre alle 18 al caffè intervallo di Savigliano che è un caffè che si occupa non soltanto di ristorazione ma anche di offrire opportunità eh, a persone svantaggiate che provengono da realtà come quella del protagonista e quindi si cerca di inserirle nell'ambito lavorativo per cui è un contesto anche questo che si Occupa di temi per cui appunto e io mi sono impegnata a scrivere questa storia. Che, appunto, ripeto, è la storia vera di una persona che ha fatto un certo tipo di vita e che poi, appunto, è tornato a, a rivedere la libertà. E parliamo di un altro appuntamento previsto per il venerdì eh, 3 di febbraio a livello nazionale si spai chi può, si tratta della decima edizione di Calzini spaiati, un evento eh, che ha uno scopo sociale dedicato a grandi e piccini ed è proprio quello eh, dell'inclusione anche nei confronti di chi eh, si sente un po' spaiato, un evento che si muove soprattutto eh, sui social e che appunto può essere ehm, condiviso facendo una foto ai piedi con i calzini eh, spaiati e può essere inviata sui profili social eh, e facebook eh, dell'iniziativa calzini spaiati 2023 preceduto da un hashtag oppure può essere semplicemente eh, pubblicata sulla propria pagina Facebook con la stessa eh, dicitura hashtag eh, calzini spaiati 2023 lo scopo è quello di un abbraccio virtuale fra tutte le persone che si sentono un po' spaiate e con questa notizia si chiude l'edizione del telegiornale di Telegram da voi come sempre un grazie per averci seguito arrivederci